La partita l'abbiamo preparata, ci aspettavamo loro 4-3-3 con Ottobre basso dall'inizio, poi abbiamo visto che non era così, quindi non abbiamo cambiato assetto, abbiamo cercato di giocare a specchio con loro con il nostro 4-2-3-1 mantenendo praticamente il vertice alto. Avvio buono perché siamo riusciti a non farli giocare nella loro tre quarti, a non farli partire, quindi partivamo noi con palle in profondità. Poi è chiaro che a un certo punto devi tirare il fiato, perché non sempre puoi affondare continuamente. Siamo riusciti a gestirlo questa cosa qua e nel secondo tempo poi sai, le espulsioni hanno cambiato un po' l'assetto perché loro hanno tentato un qualcosa in più rimanendo con una difesa a tre. È chiaro che giocando in casa hanno cercato di tentare qualcosa, per noi è stato mantenendo i tre davanti, in effetti noi non abbiamo cambiato niente perché era il 4-2, i tre davanti larghi, è chiaro che cercavamo poi con cambi di gioco di fare uomo contro uomo. In uno di questi ci è riuscito Di Roberto e insomma abbiamo fatto gol, la partita è stata questa. Salgado le ha confermato che il miglior acquisto del Foggia è proprio lui. L'avevo detto perché se noi lasciavamo Salgado e poi dovevamo prendere uno come Salgado non lo trovavamo. Salgado c'ha voglia, c'ha volontà di ritornare. Salgado di prima oggi ha dimostrato che può fare la differenza. Quindi per noi il miglior acquisto che potevamo fare, infatti si adatta anche a varie posizioni, ha giocato all'inizio largo a sinistra come attaccante, poi è venuto a giocare dietro Ferrari perché avevamo bisogno di un uomo più pragmatico, più esperto che d'essere l'ultimo passaggio, lui l'ha fatto tranquillamente, è venuto dietro a contrastare, quindi insomma oggi il Salgado di oggi ci conforta per il futuro. Dove può arrivare questo Foggia? La squadra è giovane, quindi quando c'hai oggi in campo avevamo due debuttanti del campionato di C, quando c'hai 89-88 è meglio prefissarsi le cose con calma, salvezza il più presto possibile, poi cerchiamo di giocare sempre come oggi e qualche cosa in più faremo, però è chiaro che il primo punto deve essere la salvezza perché non puoi non pensate così dopo tutti questi cambi che abbiamo fatto durante l'estate. Le faccio un'ultima domanda senza mettere il naso ovviamente negli affari altrui. Lei è sempre convinto che l'Andria ha un organico e che le prime due sconfitte erano immeritate? Io dico che l'Andria c'è un ottimo organico perché io conosco tutti i giocatori dell'Andria anche del passato. L'Andria c'è un organico praticamente che si può dire c'è a doppia squadra in tutti i ruoli, c'è dei giocatori importanti che io conosco, è chiaro che sono dei momenti difficili questi qua. Io ho visto Andrea Ternana che l'Andrea non meritava di perdere, a Potenza ci poteva stare un pareggio, cioè voglio dire, ma forse oggi magari in certe circostanze anche subentra anche la paura, perché hai perso due partite e oggi davanti al tuo pubblico devi cercare di vincere, però penso che nel momento in cui le cose si mette un po' per il verso giusto e l'Andrea potrà fare un campionato tranquillamente di tranquillità, voglio dire, che è l'organico che c'è.